una serena serata a voi tutti, serena, ti piace come ho fatto, Francesco? Come no? Devo dire che insomma la Roma ha portato a casa la missione, quella giusta, quella di vincere, anche se poi c'è stato un attimo di patema perché da 3-0 siamo andati sul 3-2, però poi c'è di fatto che il Bodo ha pareggiato con Zoria e chiaramente la Roma si è evitata, è andata direttamente agli ottavi come mi ricordava Francesco Goccia qualche secondo fa. Però prima ancora di parlare di questo chiederei anche di mettere immediatamente in sovraimpressione il nostro numero. Devo dire che sento tante di quelle cose anche da persone, a mio modo di vedere, che di calcio ne masticano parecchio, ne hanno masticato parecchio. C'è una persona in particolare che io stimo tantissimo, che è Mario Sconcerti, che mi ha sconcertato, perché fare la tara alle cose, tirare una riga e non ricordare il perché la Roma si trova in quella situazione di classifica, credo che questo sia un abominio, credo che sia assolutamente ingiusto, scorretto, tanto più che, come sapete ormai tutti, gli arbitri che hanno che hanno condotto le partite della Roma, 3 su 5 sono stati allontanati, gli altri 2 hanno santi in paradiso, per cui sono andati in cavalleria. Però ripeto, parlare di un Mourinho che per qualcuno può essere sotto esame, tutto quanto quello che viene detto adesso credo che sia una cavolata, per non iniziare in maniera scorretta questa giornata, veramente una cosa scorretta, perché si punta il dito sulla Roma, si punta il dito sul suo allenatore. Io non so chi può dire di aver avuto come allenatore uno come José Mourinho, dargli del rimbambito, dargli del bollito, dargli di quello che vi pare a voi. Credo che sia ancora più scorretto di quanto ho affermato prima. La Roma è lì dove sta unicamente ed esclusivamente per le nefandezze arbitrali che hanno ridotto ai minimi termini questa Roma, come stanno cercando di ridurre ai minimi termini anche Nicolò Zaniolo, giocatore che tutti vorrebbero strappare alla Roma, e l'unica maniera perché questo possa accadere e di fargli terra bruciata, di fargli magari capire che se non cambia società avrà vita dura, perché gli arbitri sembrano essersi messi d'accordo e qualsiasi cosa lui faccia, anche quando ha delle ragioni sacrosante per baccagliare, per litigare, per far sentire quello che è il suo pensiero, viene maltrattato, per cui anche a casa mia, come a casa vostra, 1 più 1 fa 2, e io personalmente sono stanco di quanto avviene, sono stanco di sentir la Roma vilipesa, a volte anche massacrata perché non si aspetta altro. Ci sono squadre che stanno peggio di noi, o che stanno come noi, però di loro si parla in maniera quasi entusiastica e della Roma no. Io capisco che Mourinho possa essere antipatico, perché chi non ha Mourinho ha ragione di poter avere antipatia verso un personaggio così grande, così importante, che ha fatto la storia del calcio in questo, nel nuovo secolo. Gli anni 2000, oggi credo che Mourinho abbia fatto delle cose fantastiche, ancora tante altre a mio modo di vedere farà. Però nessuno, specialmente chi tifa Roma, deve cadere nel trabocchetto che viene teso facendo credere che è tutta robaccia, e invece non è assolutamente così. Al di là delle pecche della Roma, al di là di qualche giocatore che sarebbe stato anche importante da avere magari a centrocampo, e vedrete che comunque sia i Friedkin, che non è una società di proprietari con l'anello al naso, se ha scelto il signor Mourinho
avrà dato al signor Mourinho delle garanzie, altrimenti Mourinho qui non sarebbe assolutamente mai arrivato. Non si mette in discussione una carriera stratosferica come la sua? Anche con le chiacchiere che ci sono state, come sapete, il Tottenham prima, poi alla fine questo se n'è andato e ha lasciato una finale da giocare, ma non è quello il problema, noi non dobbiamo cadere in questa trappola, ma dobbiamo assolutamente sapere che uno come Mourinho avrà avuto garanzie dai critici che a gennaio o quanto prima la squadra sarà all'altezza della situazione, non stratosferica. Il primo anno sarebbe quasi sciocco pensarlo, ma sicuramente metteranno la Roma in condizione di lottare anche per quello che è un posto in Champions League, perché quello è l'obiettivo, è inutile che ci giriamo intorno, mancano ancora un fottio di partite, credo che la Roma magari ha ancora 2-3 incontri, adesso aiutami, è l'Atalanta, poi c'è l'Inter, adesso c'è Spezia, Atalanta e poi ancora una. Atalanta e poi ce n'è ancora una, Il Milan era prima di ritorno già. No, è vero, adesso sto parlando io, ce ne sono tre a seguire che non erano molto, adesso non le ricordo, farei confusione. La Sampdoria di Ferrero che quello è stato, che volevano presidente. Sì, mi pare una cosa giusta, però ognuno ha i suoi problemi, nessuno può bearsi delle disavventure degli altri, anche perché non sappiamo come sono andati i fatti, in che maniera, rimane di sua proprietà la Sampdoria, per cui detto questo credo che abbiamo detto un po' tutto quanto. Però io vi ripeto, la Roma deve tener botta fino a gennaio, poi ci sarà tutto un girone di ritorno che vuol dire 19 punti, 19 partite, 57 punti, può succedere di tutto. La Roma deve stare al più schioppo dagli altri e può anche farlo. Stasera 3-0, poi 3-2, però la Roma c'è anche con i rincalzi. L'importante è che voi la sosteniate, perché soltanto voi potete tirar su la Roma, come ha fatto la curva che pur perdendo in maniera importante e imponente la partita con l'Inter, l'ha sostenuta fino all'ultimo secondo e anche oltre. E questa è l'unica maniera che c'è, sostenere la Roma, perché se non la sostenete voi che l'amate, dite di amarla, che pensate, che i nemici possono parlare bene della Roma? La Roma è un grande problema per questo campionato e per le proprietà che ci sono nel calcio italiano, perché l'arrivo dei Friedkin sposta e di gran lunga tutte le cose. Tanto adesso sentite le chiacchiere, vogliono fare lo stadio, se non fanno lo stadio forse se ne vanno, escono fuori una miriade di boiate, ma poi questo stadio, la Roma, come è stato concesso a tante squadre in Italia, dovrà essere dato. Andiamo allora con Enrico Minozzi alla mia sinistra. Ciao. Buonasera. Enrico, buona serata, preciso come sempre, abbiamo evitato di avere altre cose perché c'è la partita della Roma e quindi volevo con me tre persone, al quale si è aggiunta anche Roberto Frizzi, come uno che per gli arbitri insomma la s'allunga. Abbiamo Simone Santucci e da quest'altra parte ovviamente Francesco Cuccia. Avevamo in serbo di chiamare Amedeo Goria, c'era anche Scaviglia Cubelli, però alla fine devo dire la verità, ci siete voi lì dall'altra parte del vetro e quello che è importante è che noi siamo qui e ci godiamo questa Roma che intanto è andata direttamente agli ottavi, al di là di tutti i barbagianni, gufi, iettatori e roba varia che in qualche maniera la volevano in altro modo per potergli sparare ancora una volta addosso. Dovranno aspettare magari lunedì se proprio hanno questa voglia. Io direi di andare in pubblicità e rientriamo volando con Enrico, Goccia, Santucci e Frizzi. Vai! No, allora, la cosa iniziale è che Mourinho stesso, appena arrivato, ha detto: ragazzi, qui c'è bisogno di un progetto che dura 3 anni. Progetto che dura 3 anni perché? Perché la Roma non è costruita quest'anno per avere quei 20 giocatori che ti servono per vincere un campionato, per vincere una coppa. No, non è corretto neanche questo. Secondo me. No, fammi finire, poi dopo. No, ma quando tu, a parte che ti chiami Mourinho, se lui non avesse avuto quelle 5
se non sei rapina a mano armata. Sì. Parlavamo d'altro, cioè non si può parlare in questa maniera. Tu parleresti d'altro, perché invece di essere sesto saresti quarto. E te va niente. Ok. No, ma Mourinho quando è arrivato, ha fatto sto discorso, non per arrivare quarto. Mourinho non vuole arrivare a quarto. Mourinho vuole arrivare a vincere il campionato. Vuole vincere la Coppa, bravo. Vuole vincere cose importanti. Bravo. Allora, il discorso è questo. Bisogna capire che noi quest'anno non abbiamo una rosa che ci può permettere di vincere lo scudetto. Ti può permettere di andare avanti in Coppa, di puntare a vincere la Coppa e fare una Coppa Italia anche che, perché no? Magari il trofeo lo vinciamo in Europa anche o in Coppa Italia. Anche se poi ci sono degli tempi, il Verona, la vittoria. Però perché i tre anni? I tre anni perché quest'estate la Roma mette due titolari, il portiere Rui Patrício e l'attaccante che è Abraham, e due riserve, che poi uno è diventato titolare, Vigna, perché non c'è Spinazzola. Adesso a gennaio probabilmente arriveranno altri due giocatori e quindi diventano quattro. A giugno la Roma inserirà tre o quattro giocatori e diventano sette, otto, no? Gennaio successivo altri due diventano 9-10. Eccolo lì che tu, nel momento in cui quest'anno crei le basi per inserire questi altri 9-10 giocatori importanti, al terzo anno punti a vincere. Ma non è che ci vuole una scienza. Non ci vuole una scienza. No, credo proprio di no. Sentiamo chi è in linea. Sono d'accordo con quanto hai affermato. Pronto? Buonasera, Antonio. E un gran saluto, sono Marcello. Guarda, io ho capito solo buonasera. Devo dire sono Marcello. Ciao Marcello, ben arrivato a casa tua, mi auguro per te. Sì. Dunque, ho ascoltato te e purtroppo quello che hai detto te è giusto. Ho sentito il mio amico Enrico Minozzi, che ci conosciamo da vecchi tempi, quando ero segretario di Roma Klebener. Marcello, quello di Baffini, sempre lui? Sì. Sì. Ciao Marcello. E che devo dire? Sono rimasto un po' amareggiato. Possiamo avere un po' di voce un po' più forte? Due gol presi così troppo blateanti per me. Comunque io sarò sempre della Roma, e sì, sarò sempre della Roma, non ci saranno mai problemi con me. Ma questo è poi ogni dubbio, Marcello, però se noi non affermiamo quella che è la realtà che abbiamo vissuto, che ci ha tagliato le gambe, l'ha tagliate anche a noi che facciamo questo lavoro, facciamo i giornalisti, per cui cerchiamo di raccontare le cose giuste e anche quelle ingiuste che accadono a Roma. Come puoi tu far finta di nulla sulle cinque rapine a mano armata che hai subito, senza contare quell'altro bel imbusto che ci leva Pellegrini il giorno prima del tempo? È iniziato. Allora, Marcello, perdonami. Vai. Sì, no, volevo solamente dirti che quello che hai detto è sempre quello che ho detto sempre io. La Roma è questa. È inutile che ci stiamo nascondendo, ha fatto le partite non belle, non tradizionali. Certo, ci sta quando hai il morale sotto i tacchi, quando le suonano. Qui 5-6 punti me li devi dare. Certo, e poi non c'è nulla da fare. E poi siamo sempre a discorso, ben, c'è da abbiare. E ripeto quello che ho detto a Francesco prima, che tu dammi i miei 5-7 punti, e dovrebbe essere o 5-7. Dico bene 5-7? No, se non sono 6-7, vabbè, ma fresco. Allora, perfetto, anche secondo me, io voglio dire 3-5-7. Diciamo vuol dire che i 5-7 punti che ci hanno rubato a noi, se li ha presi qualcun altro, no? Che sarebbe molto più vicino, perché noi facciamo la tara senza levare i punti a chi in qualche maniera ce l'ha rubati, no? Il Napoli, il Milan, possiamo dire, la Juventus, lo possiamo dire. Allora, di che parliamo? Dimmi. La Lazio. Esatto, e quelli all'altra parte del fiume, lo sai che... devo salutare Stefano Ramaccia, vai tranquillo. Comunque, un grande saluto a tutti quanti che lì stanno lì e speriamo di sorridere più in là e di sorridere ancora meglio. Ma io ne sono certo, io credo che bisogna stringere adesso i denti, tirare la cinghia e sperare, io ho la certezza che a gennaio arriveranno delle pedine. Non vorrei essere lontano dalla vetta che può essere quel quarto posto che ci può appartenere. Al di là dei 5 punti. Un abbraccio, Marcello, ciao. Ciao Marcello. Grazie. Al di là dei 5 punti. 5-7 che ragionavo io penso più 7 che 5. Sì. Al di là di quei 5 punti c'è anche un discorso dei cartellini. A Roma tutti i cartellini gialli, uno tiene in diffida, vanno poi. Ma non lo vedi come l'altra squadra, giocatore. Cioè, un amico mi ha detto una cosa, Enrico, tu con la tua grande esperienza
mi ha detto: guarda che aver contrastato Orsato è stata come la richiesta di una vendetta arbitrale, tant'è che io vedo tanti postulanti che arbitrano a Roma con una rigidità che io non vedo negli avversari della Roma. Allora Antonio, guarda, la Roma tre partite a fila l'hanno castigata, perché se tu la castighi una partita, poi quella fai punti e sta su, rimane sempre su, tre partite una dietro l'altra. Alla quarta partita io mi aspettavo, e l'ho detto anche qui, un arbitro, e invece le mandano a arbitrare, come si chiamava quello, Giuliano, cioè, a Ureglia. Oh, adesso la Roma lunedì l'arbitra una che io non ho mai sentito. Poi ce lo dice lui, chi arbitra lunedì a Roma? Un arbitro che io non lo conosco, non so chi è. No? Ce lo dice lui. È la prima volta che arbitra la Roma, lunedì. Lunedì non so se dice, speriamo che sia lui. Perna, come si chiama? L'arbitro si chiama Alessandro Prontera. Prontera. Ma avete mai sentito questo? Prontera. Quante partite abbiamo? C'hai un curriculum del suo Prontera? C'ha quel curriculum vite che mi impressiona. Allora, è la prima volta che arbitra la Roma. Quest'arbitro ogni volta che arbitra 5 ammonizioni e un rigore netto a tutti quanti. Proprio, cioè, ho detto, quindi, banda capelli, quindi, fa il dentista di professione, Antonio. Hai capito? Questo non è che mi aiuta molto nella cosa. Prima di dare la parola a Simone che ha le dichiarazioni. Abbiamo Mazzoleni, Doni sempre la dico, dico una sola cosa perché sì. ti ha ascoltato e che sì. Lui ha detto giusto alle 18, alle 20:45 lunedì, sì. Così. 20:45. Per la gente alle 20:45. Però lunedì 13. Però non è un caso che l'arbitro tra virgolette esordiente, no? con la Roma arriva con lo Spezia, non arriva con l'Inter, con la Juve, col Milan, col Napoli, con la Lazio. Qual è la differenza? Eh? Qual è la differenza se arriva con l'Inter? Beh, che determinate partite vanno gestite con altri arbitri, no? Vanno sicuramente portate avanti con arbitri internazionali. Con lo Spezia che succede? Con lo Spezia può essere può che tutto. Come mai? Con lo Spezia come può essere che può essere che è una partita Spezia, che va normale. Quando gioca il con lo Spezia allora, ci mandano. Sentiamo le prime dichiarazioni. Prontera. Sentiamo le prime dichiarazioni di Mourinho. Le dichiarazioni di Mourinho a Sky Sport, però questo è personaggio è veramente forte. Perché? Perché ovviamente la prima domanda è andata bene Mourinho. No, lui non è soddisfatto, dice non è possibile vincere 2-0, ma giusto, è vero. E anche 3-0 con un controllo totale e poi nel secondo tempo prendi due gol. Perdere sempre palla. Siamo d'accordo. Sono ovviamente felice perché abbiamo vinto e perché lo Zori ha pareggiato, ma non è possibile passare da 3-0 a 3-2. D'accordissimo. Non è possibile. Dice Mourinho, una delle prime delle poche cose che mi è piaciuto. Il gol è bellissimo, ma al di là di questo la qualità nel gioco dietro le linee mi è piaciuto molto. L'atteggiamento non mi sorprende perché lavora sempre, ma la qualità del suo gioco è stata veramente una delle poche cose che mi è piaciuta alla squadra. Terza domanda e ultima, e qui un'altra bottarella secondo me alla società: quanto è importante aver evitato la partita di febbraio per lo spareggio? Enormemente tanto. Non abbiamo una rosa per giocare tre competizioni e due partite in più a metà febbraio. Guardate in ospedale un'altra volta, però vedo che resiste sempre, speriamo ce la faccia questa botta. Che volevi dire, scusami? No, Antonio, allora era per ricollegarmi alla questione dell'antipatia. Se non c'è subito la telefonata ripeti. Che per tanti è presunta, per noi ormai è certa, è della classe arbitrale e di un certo sistema politico nei confronti di Mourinho. E tu hai aggiunto giustamente la questione dei Friedkin, che secondo me è anche superiore, perché bene o male la Roma, lasciamo stare Mourinho, un allenatore possono bravo fare una guerra. Sì, esatto, è quello proprio. E l'hanno dimostrato. E anche no? La credibilità che questi signori quando hanno nel firmano, calcio europeo. Quando firmano, e non a chiacchiere, con i fatti, 460 milioni. E ogni mese ne mettono altri 10. Io credo che per il cassetto, loro mettono paura perché cassa diventa complicato. Cercano di metterli a tacere, ma credo che i freddi, che al di là che loro chiacchierano poco, ma vedrete che ficcano anche bene. Sentiamo chi è in linea. Pronto? No, ci sono io veramente. Ciao Bruno. Beh, appunto, vediamo chi è lì, volete essere lucido. Bravo, bravo, bravo. No, però io fatico ancora a pensare
di tornare sul luogo del delitto. Basta con questi gol, no? Diciamo, un taglio, basta con questi gol. Ormai l'abbiamo presa, arrivederci, insomma, no? Che dobbiamo fare? No, l'importante è ricordare, Bruno, no, quello che perché succedono certe cose. È inutile che si demonizza la Roma e si fa finta di nulla, si discute la classifica quando si sa perché la classifica è deficitaria. Questo mi fa girare i coglioni, scusatemi l'espressione. Ma poi stasera sti sei gol mi si attace totalmente, perché Bruno, comunque sei arrivato primo. Quando si analizzano, certo, siamo arrivati prima in classifica. La lucidità è non è che possiamo parlare. Cioè, quello che conta è la classifica, non è la partita del Bodo. Bravo. È quello che hai detto, è importantissimo. Complimenti, Francesco. So quelle piccolezze che poi ti fanno, ma c'ha ragione, oh. Hanno rotto le scatole a Roma per quei sei gol. Forse dico di più. Che proprio perché abbiamo preso sei gol nella partita andata con Bodo, forse siamo arrivati primi, perché probabilmente qualche giocatore che lì aveva tuffato ha avuto il suo modo di reagire. Uno stasera ha reagito alla grande, che è Majoral, perché all'andata Majoral era stato nulla. Intanto che lui parla, mi guardi quante partite ha vinto e quante ne ha perse il signor Mourinho, per favore. In carriera, se no poi... Quindi basta, cioè, ha ragione Bruno, basta così, cioè, Bruno, siamo primi, soddisfatto, credo che abbia detto una cosa sacrosanta, no? È chiaro una cosa, no, ma sì, perché altrimenti andiamo avanti fino a giugno con questi sei gol. Cioè, un minuto e mezzo, un minuto e mezzo mi devo preparare, ero quei 10 secondi. No, allora, intanto come al solito mancheranno Mancini e Zaniolo, indipendentemente da quello che uscirà fuori domani di Nicolò, certo. Però mancheranno a prescindere perché squalificati. Recuperiamo, mancherà Pellegrini perché ovviamente out almeno fino a gennaio, manca Spinazzola che non lo dice nessuno, ma a gennaio perché diamo per scontato l'assenza di Spinazzola, ma è un giocatore della Roma e quindi va. Non posso. Bruno, secondo me è passato sotto gamba. E il fatto di Pellegrini che ha giocato per tanto tempo con una gamba che ha dei problemi, e allora secondo me potrebbe essere l'infortunio che è arrivato, potrebbe essere determinato dal periodo che ha passato il giocatore, che ha giocato quando non era in condizioni normali. Io sono invece nel minuto e mezzo, dico questa, poi lascio la parola. Anche perché siamo i saluti. Stasera ha giocato bene Majoral, ha giocato molto bene ed è stato quello che secondo me è andato meglio vicino ad Abraham. Però la giustificazione l'hai data all'inizio, ed era quella però un giocatore di proprietà. No, assolutamente. Però lunedì, visto che si può riproporre la stessa cosa. Chissà che magari Mourinho, no? Non rimetta nuovamente Majoral insieme a Abraham. Allora, ci può do stare. Un abbraccio immenso a Bruno Ripepi. Grazie. Un saluto a Bruno. Roberto Frizzi, a Simone Santucci, al nostro impareggiabile Enrico Minozzi. Buonasera. E ovviamente a Francesco Cuccia. Io mi saluto per conto mio da solo, tanto io fino a che non è se divertimo, ma saluti e da poi vedo me. Saluto i miei cameraman e Leo Todoro in regia. E do un abbraccio natalizio alla famiglia Sciscione, Gianfranco in testa, Maletizia, i figli, i nipoti, tutti quanti insieme, perché se lo meritano. Una grande famiglia e una grande televisione. Detto questo, buonanotte, ci vediamo giovedì prossimo. E se non sei da Roma, ma che cazzo che abbia fatto? Ciao, gente.